Joe. Sì, forse potremmo fidarci di Joe, ma come lo contattiamo? Eh? Dovrebbe già essere qui, ma qui non c'è. E aspettarlo mi rende nervoso. E anche ammesso che sia pulito. Non credo che sia molto contento di noi. Ha organizzato una rapina e si trova per le mani una strage. Sbirri ammazzati, banditi morti, civili massacrati. Cristo, io non penso che avrà comprensione per la nostra situazione. Cioè, se fossi in lui, io cercherei di stare lontano il più possibile da questo bordello. Grazie, Dan. E grazie a voi tutti per il caloroso benvenuto. Vorrei cominciare dicendo che il sentimento è reciproco. Anch'io sono veramente felice di trovarmi qui. Quando ho cominciato a fare questo mestiere, il mio sogno era di lavorare alla Sloan Curtis. Credo anche di aver fatto un paio di domande a suo tempo. Voglio l'ufficio del personale. E invece fu la BBDO a offrirmi un lavoro. E quello che ho imparato là è che ogni successo che ho avuto è legato al gruppo di persone con le quali ho lavorato. Io so che due teste sono meglio di una. E so che cinque teste sono meglio di due. E so bene che se tutti mettiamo testa e cuori all'unisono in questa società, otterremo dei risultati, ne sono sicura. Ragazzi, io adoro le sfide, adoro il lavoro duro e non vedo l'ora di sedermi a questo tavolo a scambiare idee fino a quelle che, purtroppo per voi, saranno le ore piccole. Lo so che bisogna fare sesso quando c'è l'amore e quando è speciale, so tutto quanto. E mamma mi conosce bene, conosce i miei amici e conosce Cameron. Quindi lasciamo che certi discorsi me li faccia lei, d'accordo? E poi ho promesso a Cameron che la sera del ballo lo facciamo. Oddio. Comunque, non mi coinvolgere in questa idea di new look che a quanto pare ti sei messo in testa, va bene? Quale new look? Quale new look? Questo ridicolo nuovo Nick che vuoi diventare. Tutto a un tratto ti metti a fare il buffone, a chiedermi perché non facciamo l'insalata insieme o non guardiamo la TV. No, dico, ti rendi conto? Dopo anni di rapporti zero. Beh, ma dai, tu di rapporti è meglio che non ne parli proprio. Quando mai hai avuto un rapporto autentico con qualcuno in vita tua? Senti, io ho un appuntamento con le mie amiche, quindi me ne vado, ok? Certo. Lady Ginevra di Leones. Benvenuta a Camelot. Dio sia lodato, siete salva. Nulla vi farà mai più del male. Il vostro arrivo mi riempie di una gioia che non avevo osato sperare. Il mio signore non deve pensare cose troppo nobili di me o resterà deluso. Anche voi pensate questo? Allora io vi accetterò così come siete, se voi farete altrettanto con me. Leones vorrà sapere se siete arrivata sana e salva. John porterà qualsiasi messaggio vogliate inviare. Vi racconto qualcosa di Tyler Durden. Era un tipo notturno. Mentre noi dormivamo, lui lavorava. Proiezionista a orario ridotto. Vedete, un film non sta tutto su un'unica bobina, ce ne sono diverse. Perciò deve esserci qualcuno per cambiare il proiettore nel momento esatto in cui finisce una bobina e ne comincia un'altra. Se ci fate caso, appaiono dei puntini sul lato destro dello schermo. Nell'ambiente li chiamiamo bruciature di sigarette. È il segnale che la bobina sta finendo. Lui cambia proiettore, il film continua a scorrere e nessuno del pubblico si accorge di niente. Perché uno farebbe questo lavoro di merda? Perché gli permette altre interessanti opportunità. Come montare un'inquadratura pornografica in un film per famiglie. Così, quando il gatto gradasso e il cane coraggioso, doppiati da voci famose, si incontrano per la prima volta nel ruolo 3, potrete avere un flash del contributo di Tyler al film. Nessuno sa di averlo visto, ma l'hanno visto. Un gran bel cazzo. Più rapido di un battito di ali di un colibrì. Daddy, benvenuta in casa nostra. Marley è un cane vivace che ama interagire con le persone. È la prima volta che lo lasciamo da solo, ma siamo sicuri che si comporterà come quando ci siamo noi. Ci sono alcune cose di lui che devi sapere. Marley mangia 3 volte al giorno. Se ti sembra affamato, dagliene un'intera. Naturalmente, tutto questo cibo deve finire da qualche parte. Perciò usa la paletta e attenta a dove metti i piedi. Non preoccuparti per il colore, gli piacciono i mango. Marley non è autorizzato a bere dal vaso. Perciò assicurati che sopra la tavoletta ci sia il lettone. Anzi, forse è meglio se chiudi proprio la porta del bagno. Come quasi tutti i cani, Marley ha bisogno di correre. Perciò portalo a passeggio o a fare una corsa tutte le mattine e tutte le sere. E assicurati di chiudere porte e finestre prima di andare a dormire. Ma non preoccuparti, Marley è un ottimo cane da guardia. Puoi dormire sonni tranquilli quando lui è al lavoro. I temporali sono il suo punto debole.
Puoi dargli i sedativi se pensi che ne stia arrivando uno. Non gli piacciono, quindi glieli devi spingere giù in gola fino a... Benvenuti, benvenuti. Sono la signora Butterfly. Come ultima cosa, ricorda che Marley non è autorizzato a salire su nessun mobile e a masticare niente tranne i suoi giocattoli. A parte questo, buona permanenza. Cari saluti, Jenny e John. Noi dobbiamo aprire una sottostazione sulla nuova banchina, come tu saprai. Quella può rendere 6 centesimi ogni 100 libbre in entrata e ogni 100 libbre in uscita senza bisogno di alzare un dito. Sono $300 o $400 alla settimana. Che ne diresti se ci mettessimo te? Tutti questi soldi senza far niente. Senza far niente e senza dire niente. Magari è colpa mia, forse sono un po' rincoglionito, eh? Buffo come un pagliaccio, te diverto. Ti faccio ridere, sto qua per divertirti. Come sarebbe buffo? Buffo come? Perché buffo? Per come racconti le storie, capisci? No, io non capisco, tu l'hai detto. Lo saprai, no? Tu hai detto che sono buffo. Ma com'è che sono buffo? Che cazzo ci trovi di tanto buffo in me? Dimmelo, dimmi, che c'è di buffo? Sto pensando che questo è il momento in cui io dico che sei inaffidabile e che non concludi mai niente. Tu dici che io sono una rompiscatole che dovrebbe andarci più leggera. Poi io me ne vado via arrabbiata, dandomi della scema per aver pensato che un giorno tu potessi crescere un po'. Facciamo così, evitiamo questa parte fin da adesso. Ci risparmiamo un sacco di sofferenze. Je recherche le propriétaire d'Oudemel. L'unico paese che fa denti così è l'America. Ah... Meno male, non è francese. Neanche un po'. Sono Christy Roberts. Cerco il signor Skinner. Che streghetta fortunata. L'hai trovato? Impossibile. Lei è troppo giovane. Lo sai? Stavo giusto pensando la medesima cosa di te. Voglio dire, troppo giovane per essere mio padre. Henry Skinner è mio padre. Al naso di Henry. Ale, ale. Però... Lei è tua madre? In tutta la sua gloria stile Flashdance. Oh! Monsieur, madame, papà Duflo, grazie per la piacevole serata. Oh, papà ti accompagna a casa. No, lui di meno. Saranno le viti a guidarmi. Bonsoir. Buonanotte. Tutto bene? Tutto bene. Ho perso una scarpa. Che? Ho perso una scarpa. Perché Harry non potrebbe essere mio padre? Perché ora che è tornato nella mia vita non sono sicuro di volerlo condividere. Tu non mi credi, vero? Senti, Christy, il punto non è questo. Lo Divin mi ha detto che i tuoi genitori sono morti quando eri piccolo. Sai, sono cresciuta senza un padre anch'io. Non è importante per te che io possa essere l'unica parente che hai. Per questo devo esserne sicuro. No. Voi avete ragione. Noi non capiamo quello che sta avvenendo qui. E non è come l'immaginavo quando ci pensavo a Boston o a Londra. Mi dispiace deludervi. No, al contrario. È entrato nel mio sangue così in profondità. Oltre qualsiasi immaginazione possibile. Sai, la prima volta che ti ho visto, Harry, ti ho riconosciuto immediatamente. Non dalla cicatrice, ma dagli occhi. Come quelli di tua madre, Lily. Sì. Ah, sì. La conoscevo. Tua madre mi è stata a fianco in un momento in cui nessun altro c'era. Non solo era una strega singolarmente dotata, era una donna gentile, fuori dal comune. Sapeva vedere la bellezza negli altri, perfino e forse
particolarmente quando una persona non riusciva a vederla in se stessa. Mentre tuo padre, James, d'altro canto, lui aveva un certo, diciamo, talento per i guai. Un talento che si vocifera ha tramandato a te. Assomigli a loro più di quanto credi. Col tempo ti accorgerai fino a che punto. Conosci il trafficante Ruby Dealer, Verba? La tua deposizione qui è sigillata. Ruby conosce tutti. Ha un sacco di amici dentro che gli fanno molti favori. Cosa credi che direbbe se scoprisse che hai fatto il suo nome al procuratore? Lo sai qual è la prima cosa che ho imparato in questo mestiere? Come individuare un assassino. Diciamo che arresti tre tizi per lo stesso omicidio. Li metti tutti al fresco per una notte. La mattina dopo quello che dorme è il tuo uomo. Se sei colpevole sai di essere in trappola, quindi ti riposi. Abbassi la guardia. Mi segui? Sono più scaltro di te. E scoprirò quello che voglio sapere. E lo saprò da te, che ti piaccia o no. Oh, che bello. Sto per dirti una cosa che ti stupirà. Non mi è mai piaciuto questo lavoro. Per la gente non è mai il momento buono per andarsene. Non sono pronto, dammi ancora qualche giorno. Ce l'ho con mia madre. Mamma non mi ha mai capito. Sii onesto, tesoro. Almeno sii onesto. Ti eri tolta l'uniforme da 6 mesi. E se non fossero venuti a cercarti, avresti iniziato una tua guerra privata. Ma credi che io non sappia quello che sta per accadere in Palestina? La fine del mondo, Mickey. Non hanno scampo. Moriranno a migliaia e tu lì con loro. E quel che è più orribile è che è questo che vuoi. Non me. Questo. Ti ricordi tanti anni fa quel picnic, quando tu e Rachel rubaste una bottiglia di vino e fuggiste nella foresta? Sì. E Rachel se lo versò tutto sulle scarpette. Quando vi chiedemmo del vino, mentiste entrambi per proteggervi l'un l'altro. Che cos'hai? È il compleanno di mamma. Avrebbe 59 anni. A che stai lavorando? Oh, questo. Per il Van Owen Plaza. Vieni qui, ti spiego di che si tratta. Questa compagnia ha scaricato benzene in una falda acquifera. Noi rappresentiamo la parte lesa in questa causa. Solo questo. Non sono un assassino. Sono andato al laboratorio quale ufficiale rappresentante della flotta stellare. Ho fatto il mio dovere. Ero lì per valutare i progressi del dottor Apgar sullo sviluppo di un convertitore di onde Krieger, come già sapete. Mi interessava solo quello. Computer. Caricare il programma deposizioni. Riker 1. Eseguire la simulazione. Dottor Apgar, sono il comandante William Riker, il tenente comandante Jordi LaForge. Vieni qui. Oh, vi prego, non pensate. Fa silenzio! Che... Dunque. A quanto pare hai tempo da perdere. Ma volevo dire. Silenzio! Che... Tempo per fare degli stupidi scherzi. Ti darò io il modo di impiegarlo meglio. Vediamo un po'. Dunque, c'è quel grande tappeto nell'ingresso. Sbattilo! E le finestre al piano di sopra. Lavale! Poi c'è da fare la tappezzeria e le tende. Ma ho appena finito... Falle di nuovo! Poi rastrellerai il giardino, laverai il terrazzo, scoperai le stanze e le scale, pulirai i caminetti e naturalmente c'è il rammendo, il cucito e il bucato da fare. Ah, sì, c'è un'altra cosa. Lucille è garante della mia libertà provvisoria. È lesbica, Dio sa perché. Con quel corpo potrebbe avere tutti gli uomini che vuole.
Le pasticche gliele dà la ragazza, una strizza cervelli. Ha provato ad analizzarmi una volta, ma si è messa paura. Era un po' che non ti vedevo così. Ho litigato con gli sbirri. Non ne hai mica ucciso qualcuno? Che io sappia, no. Ma hanno capito che abbiamo litigato, questo è sicuro. E io adesso come la metto con la commissione? In nessun modo! La metti, non stavolta! Non si tratta di una rissa da bar o di uno stronzetto che si diverte a dare fuoco a un barbone. Ehi, ehi, è una storia seria. Sta calmo, Marv, fatti una pasticca. Ehi, non c'è da stare calmi! Qui sangue chiama sangue e a galloni. È come ai vecchi tempi, i tempi della violenza, quelli del tutto o niente. Sono tornati, non esistono scelte possibili. E io accetto la guerra. La prigione è il tuo inferno, Marv, stavolta sarà per sempre. L'inferno è svegliarsi ogni dannata mattina e non sapere perché esisti. Ma ne sono fuori. C'è voluta una donna gentile con me, morta ammazzata. Ma ne sono fuori. E so che cosa devo fare.